Salve, io sono Pio e bentornati su Call of Duty Modern Warfare 3. Signori, come vedete sono già in lobby e è uscito Dominio su Egg. Ma io nei filtri... Ma perché c'è Dominio? Ma io l'avevo tolto, avevo lasciato solo Deathmatch e tutti contro tutti. Ma da dove cazzo è uscito Dominio? Ma io non l'ho messo! A parte che questi giorni non ho giocato minimamente perché internet stava facendo schifo e quindi anche volendo non entrava nei server. Cioè come aprivi il gioco ti usciva scritto attaccati al cazzo, io non riesco a collegarmi al server, quindi comunque non ci ho giocato. Perciò da dove cazzo è uscito Dominio, porca madonna? Beh, perché io devo bestemmiare già per la parte Call of Duty? Cioè, ma decide tutto lui. Oh, Rust, ciao. Da quanto? Non riesco mai a fare una partita su Rust, tanto crasherà. A parte che, ah, ok, si sono ripresi i livelli. C'erano tutti i livelli 1, sembrava un po' strano. Fra l'altro c'è quello che si chiama Scuba, livello 50, porca madonna. E con la bandiera italiana, proprio patriottismo al massimo. Non che quello che si chiami Aldo 1690 con la bandiera inglese sia tanto diverso. Anche se dal nome dubito tu sia inglese, visto che ti chiami Aldo, io non conosco molti inglesi che si chiamano Aldo. E comunque, come potete notare dal mio livello, sono ancora a livello 16. Non ho giocato praticamente per un cazzo. Non ho sbloccato niente, non ho fatto niente, nulla, non ho fatto avanzamenti. Però ho visto qualche video online nel frattempo. Ho scoperto che per sbloccare armi e soprattutto alcuni accessori è di vitale importanza andare ad effettuare, porco Dio però, dicevo, andare ad effettuare le sfide giornaliere, che io essenzialmente non faccio praticamente mai. C'era qualcuno qua? Ho visto male. L'avrò flashato. Fra l'altro è una mia impressione o si è tipo resettato? Ma Cristo, dicevo, si è tipo resettato il FOV dell'arma. Non per dire, però, ad esempio, prima io avevo il FOV a 90. Ma scusa, ma quello è spawnato là davanti. No, vabbè, sta cosa non l'ho capita. Ma non puoi spawnare là. Ma fra, a questo punto immagino siano spawnati anche qua dietro. Non lo so. Evitiamo di camperare perché mi rompo il cazzo a camperare. È tutto molto strano. Sì, vabbè, ma quante bombe ci sono però? Tutte in faccia a me poi. Ma Cristo santo. Comunque dicevo, è come se si fosse resettato. Oddio, ma che è? Lagga pure. Ma boh, tutta roba a caso. Quanti ce ne sono, scusa? Vabbè, no, vabbè, non ci credo. Tutti là. Lo spawn sta lì, stanno tutti fermi là. Comunque, si è resettato il fuoco, almeno questa è l'impressione. Si è resettata la sensibilità perché comunque... Senti, scusa, non per cattiveria. Ma come Claymore fuori uso? Ma in che modo? Come fa? Cose che succedono a caso. Comunque si è resettato tutto. Eppure non credo abbia fatto aggiornamenti. Cioè non mi è parso abbiano fatto aggiornamenti di nessun tipo. Però porco Dio, non riesco a fare un'uccisione. Qua ce n'è uno. Oh, perché non ha slidato? Santo Dio. Ah, fra l'altro devo provare a fare una cosa che a me non fa a quanto pare. Ok. Ok. Dicevo, ho letto che... Oddio, maledetto. Non riesco a finire di parlare. Vabbè, tutti là, tutti là dietro stanno, tutti fermi, immobili, bastardi maledetti, oh. Dai, ma mi ha ucciso quello dietro, ma vaffanculo, ma porca puttana. Non riesco a fare una cazzo di partita fatta come si deve. Che cosa mi ha assordito, scusami. Ma dai, ma le cose fatte a cazzo, ma stanno esplodendo robe. Ma che sta succedendo, ma porca miseria. Vabbè, c'è sempre qualcuno da dietro che mi ammazza. Poi da dove è uscito? Non c'era? Cioè, beh, mi pare pure di aver guardato. No, scusa, ho iniziato a spararti prima io, ma fratello mio. Almeno, è vero che la mia connessione sta facendo per l'appunto schifo. E quindi... Muori? Muori? Ma porca madonna, ma vaffanculo. Sarei dovuto rimanere lì con la pistoletta. C'ha munizioni questo? Sì, abbastanza. Oddio, ma quello piove. Oh, fratello, però è impossibile. Ma io stavo sparando a quello rosso. Cioè, non puoi. Ma com'è possibile? Ma come si fa? Porca madonna, ma escono dalle fottute pareti, ma letteralmente. È uscito da là dentro. Guarda, guarda questo. Facciamo così. Cazzo. Ma che cazzo mi ha ucciso? Che cosa mi è esploso in faccia? No, mi ha lanciato il drone o la bomba, non si spiega. No, non è vero. Ci sono palesemente morto per colpa di un'esplosione. Ma che cazzo dici? Ma non è assolutamente vero mai nella vita. Facciamo così. Quella. No, vabbè, non ci credo. Non ci credo. Che cosa mi ha ucciso? Dai, ok, mi ha ucciso l'RPG, ci sta. Ma quello là sopra, ma che fa? Ma si è preso casa in affitto là sopra, si è comprato lattico. Ma che cazzo fai? Ma come giochi? Ma no, vabbè, non ci credo. Quello sta steso a terra lì. Ma Cristo Dio, ma come giocate? Ma non vi vergognate? Ma santo Dio, non vi ammazzate? Ma porca madonna, ce ne sono pure due. Io stavo cercando di entrare nel quel cazzo di container di merda, ma ci ho sbattuto sulle pareti. Ma porca madonna, ma mi ha slidato comunque a caso. Non ho slidato io mai nella vita. E cosa mi ha ucciso? Ogni tanto esplode roba. Mi ha ucciso il drone, come ha fatto? Lanciato così completamente a caso, mi sembra giusto.
Facciamo. Sì, ok, me la sono lanciata sui piedi. Ho smirato malissimo. Mi sembra giusto. Ma porco Dio. Ma come si fa? Ma poi spono davanti ai nemici che mi sparano già. Santo Dio. Senti, mi fai prendere. Au! Mi fai prendere lo striker, Cristo. Chi mi ha ucciso? Ma vaffanculo, mo camperano pure sopra, ma è normale che vincete così. Ma se state fermi lì tutto il giorno, grazie al cazzo. Ma che partite di merda. Ma io l'ho sempre detto, lo skill based matchmaking è fatto col culo. Perché se veramente, come ho detto nel commentario, è basato sul rapporto uccisioni morti, inevitabilmente le persone campereranno. Quindi andando a camperare ti rovinano tutto. Sono stato quello più bravo? No, ho fatto 12-18. Ok, perché sono primo? Ho fatto più punti non si sa come. Ok, ho fatto proprio schifo. Comunque veramente, cioè, lo skill based matchmaking ti porta a camperare inevitabilmente. Ma non tanto a me, ma gli altri che magari vogliono fare il radio alto per andare con quelli più bravi. Ma Cristo Dio, è bruttissimo così. È un po' come, oddio, no, su Ghost non c'era lo skill based matchmaking, però io giocavo sempre nelle game battle, oppure giocavo tipo cerca e distruggi, che bene o male lì non si camperava tanto ed era un po' più divertente. Però che su sto gioco cerca e distruggi o non c'è o non l'ho messo io, non mi ricordo. Comunque vabbè, vediamo cosa ci esce e poi ci rivediamo direttamente in partita. Magari ci facciamo un'altra partitina veloce veloce, così sto video non dura neanche tantissimo. Madonna, porca madonna, stavo uscendo la partita su Skydrop, il server si è scollegato. Io dal desktop riavvia. Ma com'è possibile? Non so che dirvi. Avete visto che prima la mia voce si è interrotta completamente a caso, perché avevo fatto riavvia. Si è cancellata anche la registrazione. O meglio, si è interrotta, non è che si è cancellata. Fortunatamente il video me l'ha salvato, perché a quanto pare quando riavvii il gioco, la registrazione di Nvidia Shadowplay si interrompe. Mi sembra giusto. E niente, sto provando a ricollegarmi, riavviando in continuazione Call of Duty. Ci ho provato già 3 volte, ma mi dice connessione fallita. Nonostante internet stia andando, perché ho visto dal telefono che sta andando, non lo so, non deve funzionare. Non sto capendo. Sono lamentato, come stavo dicendo anche nel commentary che ho fatto ieri, l'altro ieri, qualche giorno fa, non mi ricordo quando è uscito. Madonna, ma è possibile che non si riesca ad avere un server fatto come si deve? Cioè, ho speso 70 euro per questo Cristo Dio di gioco e non riesco a giocarci. Il 10 oggi è il 15, mi pare. Sì, è il 15, in 5 giorni io ci ho fatto 30, ma fatti i primi 2 giorni, più, perché internet a me non stava andando. Ma oggi che sta andando non si collega, perché è proprio un problema dei server. Mi sono lamentato del fatto che i server laggano anche quando internet ti va bene, crashano completamente a caso mentre sei in partita, nonostante la partita stia andando come si deve. Ore completamente a... Però appunto io mi sono lamentato dei server che fanno schifo. Io spero sistemino, perché è stibile. O stare così, spendi 70-80 euro per un gioco e poi non riesci a giocare. Solo è così, ma considerando che ormai il gioco è crossplay, cross platform, gli stessi server, quindi dovrebbe essere così un po' per tutti. Ma non capisco perché... Porca madonna, di punto in bianco entri in una partita, magari ti fai la partita un po' a cazzo, no, deve crashare, non si collega più. Sfortunatamente direi che per il video di oggi è tutto, tanto non posso fare nient'altro a quanto pare. Minimo di partita bruttissima che ho fatto vi sia piaciuto lo stesso, giusto per intrattenervi. Non posso fare neanche cercando di allenarmi per fare una partita migliore, purtroppo. Se il video vi è piaciuto mettete like, se non vi è piaciuto mettete dislike, ma commentate dicendomi cosa non vi è piaciuto in modo tale che possa migliorarmi. Se vi sto simpatico iscrivetevi, magari attivate la campanella, che a me come al solito non dispiace mai. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Fino a Milano in giro scrivo, rimo, non sparo. Questa roba non è UK, ma non è nemmeno Chicago. Dico e vivo quel che ho passato, me la giro perché son bravo. Una domanda di dove sei? Where you from, bro, da Durano?